Avevi in mente il fatto che c'è tutto questo lavoro dietro? Assolutamente no. Sembra facile trovarlo già fatto da qualcun altro. Farlo è tutta un'altra storia. No. 50 ragazzi tra i 12 e i 17 anni provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dal Veneto, dalle province di Trento e Bolzano, cesoie, martelli, pale, colore, pennelli e tanta voglia di imparare a prendersi cura della montagna. Mi ispirava il fatto del campeggio dei 5 giorni e volevo imparare a fare queste cose. Ti vedi come una volontaria del CAI impegnata in questa attività? Beh, oddio, sarebbe bello, sì. Prendersi cura dei sentieri, insomma, sistemare un po' la natura, ecco. L'idea della Fondazione Dolomiti UNESCO e della SAT, Società Alpinisti Tridentini, unitamente alle Commissioni Alpinismo Giovanile dell'Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, ha fatto centro. E così il Campo Sentieri, svoltosi grazie alla collaborazione del CAI di Montecchio Maggiore al Campeggio Cadore di Selva, è diventata un'esperienza utile ed emozionante, a detta non solo dei ragazzi che vi hanno preso parte, ma degli stessi organizzatori, così il presidente del CAI Veneto, Renato Frigo. Come CAI noi abbiamo bisogno di ringiovanire le nostre file. Bisogna, per far questo, bisogna incentivare i giovani, convincere i giovani che la montagna ti può dare qualcosa. Le escursioni è un fatto semplice, la montagna deve essere vissuta ma soprattutto deve essere curata. Se noi riusciamo a insegnare ai ragazzi con il nostro esempio, non in maniera didattica, però con il nostro esempio, mettendo a disposizione il nostro entusiasmo per curare i sentieri, sicuramente avremmo fatto un grandissimo servizio a loro, ma soprattutto all'ambiente montano. I sentieri non sono lì a caso. In montagna i sentieri sono le strade. Risentendo dell'ambiente in cui si trovano, l'ambiente naturale, vanno soggetti a frane, a smottamenti. I pali con i segnali cadono per l'eccesso di neve, per l'erosione del terreno con le grandi piogge. Dobbiamo trovare in questi ragazzi qua quella leva che li fa operare. Quindi saranno il nostro futuro. Quindi il nostro futuro deve essere curato, come l'ambiente. Che intenzioni hai con questo strumento? No, di non far male a nessuno. Punto primo, punto secondo. No, se ci sono magari dei rami che sono in mezzo al sentiero, toglierli, insomma. E sicuramente è importante prenderci cura di questi ambienti che comunque sono anche patrimonio dell'UNESCO. Dopo la tempesta Vaia, poi, in particolare, è evidente che per diversi anni ci sarà bisogno di un ricambio di manodopera, perché il lavoro da fare è tanto. Eh sì, questa tempesta ci ha fatto capire da una parte qual è l'importanza dei sentieri, perché finché ci sono tutti li percorrono sembra che tutto vada bene. Nel momento in cui un sentiero magari importante che porta ad un rifugio non è più accessibile, ecco che si alza subito le voci e bisogna correre a sistemarlo e sicuramente ci sarà ancora più bisogno di manodopera. Insomma, non basta avvicinare i giovani alla bellezza della montagna, bisogna insegnare loro a prendersene cura, anche se a giudicare dalle risposte, questi ragazzi hanno molto da insegnare agli adulti. Mi piace la montagna, mi piace esplorarla, che così chi passa vede che certa gente non è maleducata con la natura.